Benvenuta Aurora Ray. Reis con la S, cioè, esattamente. Ah, mi sono perso la S. E sai che è la prima volta che una sorella di un fratello che ho intervistato viene sul divano? Nelle tante interviste che ho fatto, penso te, dopo Nick, anche Aurora. E tra l'altro fate anche delle cose insieme, quindi c'è, sì, in realtà la prima volta quest'anno che abbiamo realizzato qualcosa insieme, che è il brano che già conosci, Even When, è uscito tra l'altro aprile, sì, ormai sì. Il tempo per me non è così lontano in realtà. Mamma mia, sì. Ma te lo aspettavi di fare qualcosa con tuo fratello? O era nell'aria ancora? Era nell'aria in realtà, perché noi abbiamo 10 anni di differenza e io da quando sono bambina che lo seguo. E in realtà il primo brano che abbiamo fatto insieme io avevo tipo 10 anni e c'è ancora la registrazione a casa. Me l'ha detto. Te l'ha detto? Lo so. E io vorrei pubblicarla, però non so se... Lo scopriremo solo vivendo. Tu però hai una tua carriera fitta, sei appena tornata. E quello che volevo chiederti è, non hai paura di viaggiare? Perché no, assolutamente. Lampedusa, mi piace un sacco, cioè, si gira. Viaggiare. Anche, forse anche più, mi piace essere indipendente. Non avere vincoli, mi considero uno spirito libero. 2 anni fa, prima che scoppiasse la pandemia, sono stata in Inghilterra un paio di mesi, ho studiato al Conservatorio di Birmingham perché ho vinto una borsa di studio e lì ho avuto modo di registrare il mio primo album che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Lo stiamo aspettando. Non vedo l'ora. Puoi già spoilerare un po' su questo album, che album sarà? Sì, cioè, cosa un album in realtà. Allora, un album che essenzialmente parla di me, un album autobiografico, raccoglie una serie di brani che ho scritto negli ultimi anni, alcuni sono nati in Inghilterra, altri li ho scritti quando avevo 16 anni. Inglese, italiano? Inglese, appunto inglese. Perché ho registrato in Inghilterra e poi perché l'etichetta che poi lo pubblicherà è inglese, proprio di Birmingham. È un album, in realtà, il mio primo album di debutto, quindi non vedo l'ora di farlo ascoltare. Sono molto agitata, devo essere sincera. Ok. Perché in realtà sono 2 anni che aspetto di farlo uscire, poi la pandemia e tutto quanto. Sempre posticipato, perché avendo registrato là alcuni musicisti, cioè, gran parte dei musicisti abitano in Inghilterra, e quindi alcune cose dovevo farle là. Quindi adesso mi sembra quasi tutto pronto, non dico niente, quindi non vedo l'ora di pubblicarlo, dai. E tra l'altro si prospetta il prossimo anno pieno di cose interessanti, non possiamo dire niente, possiamo spoilerare, ma ci sono tante cose interessanti. Sì, ci sono molte cose interessanti, non dico niente. Non lo diciamo, né per scaramanzia, esatto, né perché non si può dire. Esatto, però pensiamo positivo, ci sono delle cose in programma. E ti piace l'idea di queste cose che farai? Sei curiosa? Perché è un pochino di fianco al tuo mondo, diciamo, non è proprio il tuo, sì, mondo centrale. Allora, a me sono una persona che è molto aperta, mi piace molto sperimentare. Ovviamente tutte le nuove esperienze mi mettono, non dico ansia, però comunque... c'è un po' di tensione nell'aria. Sì, infatti prima di andare in Inghilterra ero agitatissima, prima di tutte le esperienze che ho fatto, sono sempre, le ho sempre vissute un po' con... Ma quando hai capito, sì, che volevi fare questa cosa? Cioè, qual è stata l'illuminazione? Che... Da quando sono... È proprio... Sì, io sono cresciuta in una famiglia di musicisti, quindi è stato un ambiente musicale molto stimolante. Il papà che vi ha un po' influenzato. Sì, poi il nonno, i nonni che cantavano, e sono i bisnonni che... Pensa che a casa, nel salotto di casa, abbiamo un pianoforte dell'Ottocento che apparteneva al mio bisnonno, che aveva l'orecchio assoluto. Io non ce l'ho l'orecchio assoluto, vorrei... Se vuoi anche, con tutti i talento che hai, vuoi anche l'orecchio assoluto, cioè non ti basta il talento che hai. Mi piacerebbe, anche se il mio insegnante dice meglio un buon orecchio relativo che l'orecchio assoluto. E quindi abbiamo questo pianoforte a casa dell'Ottocento che è veramente bellissimo, piace un sacco. Quindi ci avete messo le mani su tutti, immagino. Sì, esatto. Quindi io sono impronte digitali, tutti non sapevo mai chi è l'assassino in quella casa. Esatto, io quindi sono cresciuta proprio ascoltando fratelli, padri, madri suonare. Non si poteva fare altro che... Esatto, quindi io poi anche si ascoltava un sacco di musica. Quando mia mamma mi aspettava, ascoltava gli U2, fa conto.
quindi Where the Streets Have No Name, tutti i brani che sono tipo sono i miei brani preferiti quando sono certo, andata ancestrali. A ascoltare, ma questi li ho già sentiti, eh sì, sì, li conosco già. Pensa che quando sono andata ad ascoltare gli U2 nel 2017 per la prima volta, io non ho suonato dal vivo questo brano qua che è dell'87, l'altro io manco esistevo nell'87, io ho già finito il militare. Ma parliamo d'altro. Stavi dicendo? Io sono scoppiata a piangere, è stata commossa. Un'emozione, ma sai quelle cose che ti risuonano dentro? È stata un... Ma c'è stato un punto, i famosi plot point, si dice tra chi scrive, in cui proprio qualcosa è cambiato e hai cominciato a dire, beh, ma forse... Allora, io fa conto che a casa mia c'è questo salotto, in realtà, che è un po' tipo teatro, ok? Sala prove teatro. Quindi, esatto, e quindi io da piccola cosa facevo? Mettevo sul disco di Avril Lavigne o di qualsiasi altro artista, prendevo il telecomando e li immaginavo proprio tutto il pubblico davanti a me che cantava, 10.000 persone, io... E mettevo anche il disco dei Blues Brothers e quindi immaginavo adesso faccio Aretha Franklin. Ci sei. In realtà questa cosa di cantare per gli altri, per far star bene le persone, c'è sempre stata nell'aria. In realtà, poi ti dico, a 12 anni ho preso coscienza di questa cosa e da lì ho detto no, adesso voglio studiare seriamente. Perché voglio perché fare il la talento musica c'è, ma studiare... Sì, è un po' quello, in realtà c'è questo divario, perché sai, il fatto di far conservatorio molte volte ti allontana da quello che... Conservatorio è il conservatorio. Il mondo della musica. È un altro sport. Esatto, esatto. Io invece, siccome sono tanto testarda, sono riuscita... Ma tu cosa hai fatto conservatorio? Canto? Canto jazz, poi ho studiato il pianoforte, batteria, ho fatto tutto il mio percorso, poi comunque ho degli insegnanti molto 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 bravi, preparati... E anche molto difficile, onestamente è stato un percorso molto lungo e faticoso, però sicuramente non rimpiango nulla di quello. Però è necessario, alla fine la formazione ti ha aperto. Sì, quello sì, però tanto, ripeto, no? Dipende sempre da come sei tu, perché io sono certo. Testarda e quindi il mio mondo, sono molto gelosa del mio mondo e quindi non permetto a nessuno di entrarci, quindi tutto quello che mi si dice non è facile. E difatti io mi ricordo che ho avuto un po' di crisi anche io, non dico di no, però alla fine sono riuscita a distaccare. Se non piangi dal conservatorio non esci, devi piangere. Esatto, però sai, io ho studiato jazz, quindi è già un altro mondo già. Che comunque è difficile, sì, anche sì, quello, sì. Però alla fine sono uscita, mi sono laureata l'anno scorso in piena pandemia, quindi l'ho festeggiato da sola. L'ho piaccata. No, sono a stemmi. Okay. Però no, ti dico, sono molto contenta del percorso, adesso sto seguendo la magistrale, vediamo se riesco a portarla a termine, insomma. Vabbè, tanto tra un impegno e l'altro è artistico. Sì. Però dicevo, tu non hai neanche pure prendere la tua tastiera e andare un mese in un'isola a suonare. Sì, io mi sono appena tornata e mi hanno chiamato. È una bella esperienza, andata. Però sì, cioè, da stato... resident, come si faceva una volta resident DJ, tu hai fatto musicista resident. Esatto, no, è stato. Sono suonato per un mese tutte le sere. E ti dico, è stata un'esperienza molto, molto formativa per il fatto che sai, sono stati 2 anni in ogni caso dove sono stata ferma, avrò fatto 10 concerti in 2 anni alla fine. E il musicista ha bisogno di suonare, di avere rapporto col pubblico, di esprimersi, quindi sai, il fatto di suonare, di imparare brani nuovi sia dal punto anche di perché vista... anche per te stessa, se no tutte le sere uguali ti saresti anche un po' stufata. Difatti, quindi ho suonato sia come partecipato appunto, mi sono esibita sia come cantante pianista che pianista accompagnavo, quindi è stato veramente un mese, oltre che me lo sono goduto perché ovviamente l'isola è stupenda, il mare bellissimo, è stato molto formativa, ti sono contenta, devo ancora riprendermi un po'. Però sei una ragazza con la valigia appunto, musicalmente. Con la valigia in mano. Sì, 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 sempre, io con la mia tastiera, la mia valigia, vado dove vuoi. Io quando finirà questa situazione mi piacerebbe molto andare negli Stati Uniti e fare un'esperienza anche là. Sì, ma a me piace proprio viaggiare perché io ritengo che... quando viaggi è veramente lì che conosci, che impari, che ti rapporti con il mondo vero, che conosci le persone, conosci il loro vissuto e soprattutto cresci. Io sono cresciuta un sacco viaggiando e è lì che impari, non sai, penso che non ci sia scuola migliore.
Che cosa ci dobbiamo aspettare nel futuro? È un caso questo con Mika? Avete fatto un pezzo insieme? Avete idea di fare altre cose? Io le altre cose le ho sentite. Sai che lui è molto fiero nel telefonino dei video che fa vedere a nessuno tranne qualcuno scelto. Ho avuto la fortuna di vedere. Ah, sei tra i pochi eletti. Sono nei pochi eletti che ha visto. E insomma, io continuo a dire che siete insieme, avete un qualcosa in più. Eccezionali da soli, ma insieme, ragazzi. Cioè, avete una magia insieme. Certo. Perché? Da ma dove io non lo so, penso. Boh, il fatto che abbiamo condiviso un sacco di cose insieme, quindi poi che probabilmente proviamo lo stesso amore per la musica. Io molte volte dico, io penso di non essermi mai innamorata nella vita, io perché sono legata alla musica. Talmente innamorata della musica. Io sono innamorata della musica, e difatti mi ho detto, ma tu sei mai stata innamorata? Sì, sì. È tutta la vita che sono innamorata. Certo, ma in realtà io sono proprio legatissima alla musica, perché io, quando mi metto a suonare sto bene. Ma anche scrivere o è una cosa che ti fa un po' più di difficoltà? No, io in realtà mi viene proprio quando magari sono un pochino giù di morale, solitamente mi metto al pianoforte e improvviso. Che, diciamo sempre, da psicologo gratuito. Sì, esatto, lo è. Quindi ecco, da quando sono piccolina che quando mi metto al pianoforte io compongo. Qui il pianoforte ne ha scelto, non dalla batteria. No, la batteria è nel secondo momento. In realtà pianoforte e chitarra. Sì, pianoforte e chitarra. Io in realtà ti dico, non sono mai stata una studiosa di quelle, sì, studiare 24 ore al giorno Bach, Mozart, quelle cose lì. Io in realtà studiavo, però poi dopo 10 minuti da quello che studiavo creavo il mio brano. Sempre. Quindi io ho creato dei pezzi delle cose che sono nate dagli studi di Bach, del qualcosa del Bayer, cioè per dirti cose di questo tipo. Beh, in realtà mi hai scoperto quanta musica classica c'è nella musica moderna. Sì, ma che l'hanno nascosta dappertutto, ma c'è. Io sono contraria alle etichette, la musica è una. Ci sono certo degli stili, delle influenze, ma tutta questa questo odio che c'è tra tu suoni musica classica, musica jazz, tempo musica pop. Tempo perso. La musica è una ma viviamo con le etichette anche io negli ultimi contrario. Anni la situazione per far capire come l'appartenenza, cioè, io mi abbevero. Io penso che se ami veramente la musica, l'ami proprio nella sua totalità. Capisco che alcune cose ti possano piacere o non piacere. Io sono liscio latinoamericano, mi farei svenare piuttosto che, però quando c'è un pezzo, quando ascolti artisti, comunque giù il cappello, lo stesso. Certo. Lo stesso, quindi c'è assolutamente quello. Però hai anche recitato in un video recentemente anche di tuo fratello, quindi c'è anche questa cosa di recitare. Secondo me hai un... Sì, a me... Allora, ti dico, io... Mi piace un sacco la danza, proprio un sacco la musica, la recitazione, il disegno. Io amo queste tre, queste quattro arti. Poi in realtà ho dovuto scegliere danza moderna o danza classica? Ho studiato, ho fatto sia danza classica che danza moderna, poi in realtà ho dovuto scegliere perché punto. Mi ha detto, allora ho scelto che costa, la musica, quindi cosa, alla ragazzi. Fine ho scelto la musica e ho iniziato con la musica e da lì non ho più mollato. Quindi ti vedremo anche ballare presto in qualche video? Chi lo sa, forse, non dico niente, forse. Anche se i pezzi che ho sentito sono tutti abbastanza lenti, molto soul. Sì, esatto. Non ti sei ancora messa con le percussioni, benché batterista. Sì, boh, batterista, però mi diletto, dai, abbastanza. No, nell'album appunto c'è qualche brano abbastanza... Gruvolle, che ci si può un po' muovere. Sì, un pochettino, infatti dai, sto già pensando delle coreografie, mi vedrete fare... Sembra più karate così, però sono troppo... la cosa nasce un'altra. Vabbè, l'altro è anche le arti marziali, hanno lo stile, quando fanno le forme, sono esatto. Molto eleganti. Milano
è un po' il capitale della musica, delle cose, sì. Tu hai scelto di nascere quanto più lontano si poteva nascere, dove vado a vivere? Vado a vivere in poi, Friuli, non c'è in Friuli, là in fondo, neanche all'inizio del Friuli, poi là in fondo. Com'è che la si vive questa cosa? Però vedo che non vi fate fermare né te né tuo fratello, insomma, siete in giro. Io sì, in realtà, allora io sono molto legato ovviamente alle mie radici, però in realtà nonostante questo ho viaggiato comunque, sono stata in Inghilterra, in Austria a suonare. La terra in cui sono nata offre, cioè ci sono delle possibilità, certo. Beh, non me la sento di paragonare, però quella che può offrire Trieste una Milano. È una città che dà tantissimo musica, spettacolo. Certo, certo. Di andarci, però. Difatti. Non è dietro l'angolo. Quello sì. Secondo me bisogna viaggiare, come ho detto prima, bisogna andare, fare esperienze, purtroppo, cioè non bisogna rimanere a casa, ecco quello che mi sento di dire, perché per quanto in realtà il luogo dove abito io offre molte possibilità e sono molto contenta del percorso che ho fatto fino adesso, di quello che appunto del luogo in cui sono nato, eccetera. Però bisogna uscire, bisogna anche fuori dall'Italia e vedere come funziona il mondo fuori. Senti, ma com'è che funziona? Fammi soffrire così scrivo delle canzoni, o è meglio avere delle storie rilassate e cercare le motivazioni in giro? Io tutte e due, in realtà, perché uno degli ultimi singoli che ho pubblicato, che è Ghost, parla proprio di una. È un brano autobiografico, quindi parla di un'esperienza che ho vissuto. Ghost, personalmente. Che sì, nel senso che mi sono sentita proprio come un fantasma. Ah, perché, tu hai sì, sono io un fantasma perché. Sono qua, salve. Sì, della serie mi sono sentita usata, ecco, da questa persona qua. Ma perché? Ma perché la gente usa? Ma perché non si condivide? Non si parla chiaramente? Secondo me per paura. Per paura di affrontare la realtà è probabilmente più semplice a volte fare. Se le vive come va, se va bene, se non va bene, ok, non siamo fatti per stare insieme. Difatti, è che molte volte manca il dialogo, secondo me, manca il dialogo ed è molto difficile, soprattutto nell'epoca in cui viviamo, di cellulari, di cose che sono rarefatte, sono cose molto superficiali, cellulari, Instagram, che manca il dialogo, manca il rapporto visivo. E secondo me è essenziale quello. Infatti in questo brano parlo proprio dei miei sentimenti, di come mi sono sentita quella sera. Mi sono sentita come un fantasma della serie. Sono qua, te ne sei andato senza dirmi ciao. Cioè, chiamate misteri perché è successo qualcosa. Capisci? Quindi parlo di questa cosa qua. Poi ripeto, in realtà i miei brani sono nati in contesti diversissimi. E alcuni perché semplicemente mi ricordo che mio papà mi aveva fatto ascoltare un disco di Genesis. Mi ricordo che ho fatto ascoltare questo brano qua. Tuo papà lo inviterò perché anche Mika me ne ha parlato. Ah, sì. Delle ispirazioni che gli ha dato. Deve essere un uomo da intervistare. Mamma mia, sì. E io alcuni brani che ho scritto, li ho scritti perché mi ero talmente innamorata del disco che magari mi aveva fatto conoscere mio padre, che alla fine. Ma ti ricordi che disco era? Il brano mi ricordo, First or Fifth. Ah, First or Fifth, vabbè, quello è un capolavoro. Quello è un capolavoro, da lì ho sviluppato. Proprio quello disco è un capolavoro. Poi uno dei miei dischi preferiti di Paul Simon è Graceland, da lì ho sviluppato un altro brano che ha quel tipo di sonorità. Quindi ti fai anche ispirare dalle sonorità? Sì, assolutamente. No, assolutamente. Io difatti adesso mi è molto difficile perché con Spotify non ho più, ho perso quel tipo di ascolto che avevo 10 anni fa. Perché Spotify ti fa sentire quello che secondo lui potrebbe piacerti, in realtà è quello che non pensavi potesse sì, perché piacerti. Ma io penso che anche il mercato attualmente sia saturo. Guarda, io ricevo mediamente 12-15 singoli nuovi tutti i giorni. Quelli che vedi Lenato sono i CD degli ultimi mesi che ho ricevuto, CD, perché tanti non ci arriva neanche il CD, quelli sono gli ultimi, questi sono gli ultimissimi che sto ascoltando, loro non vedono, dalla tua faccia capiscono che sono tanti. E io pian pianino cerco di ascoltarli tutti, ma non è semplicissimo. Certo. È semplicissimo. No, più che altro, sai, ci mi accorgo proprio che non, prima ascoltavo il disco e me ne innamoravo. Adesso magari ascolto qualcosa, ma rimane comunque un distacco, faccio fatica a innamorarmi. È anche una cosa fisica, la copertina, il disco, la cosa che è. Esatto, in mano. Tutta un'altra cosa. Io figurati i vinili. No, è tutto. Che purtroppo
io sono quella che va, nonostante ciò, Spotify nel cellulare, però comunque vado ancora al negozio di dischi, io se c'è un CD che mi piace lo compro ancora. Vabbè, perché oggi, tutto... oggi proprio ieri, se non ricordo, il cinquantenario di Abbey Road dei Beatles, il primo disco, vedi che ci sono anche cioè, dappertutto, e avere in mano quel disco che comprai a 11-12 anni, sì. Ho ancora la forte emozione di girarlo, vedere un muro e la parte finale di una ragazza che esce da quella copertina, e lì ho immaginato, sognato cose mentre ascoltavo quella musica, e quando l'ascolti oltretutto sul telefonino, anche la qualità, sai che uno dice io lavoro tanto, spendo tanto per l'arrangiamento, lo studio, le cose, e poi me l'ascoltano sul cellulare. Non è un po' deprimente? Sì, sì, molto. Io ho proprio notato, ne stavo parlando col mio insegnante, che abbiamo a disposizione milioni e milioni di brani, però non ascoltiamo. In realtà sì, non ascoltiamo. Neanche quando si parla si ascolta. Ormai. Esatto, ma infatti questa cosa qui è molto molto triste. Siamo egoisti, siamo diventati molto egoisti e non c'è l'ascolto, non c'è il dialogo, non c'è il confronto, non c'è... E la musica ne risente questa, sì, questa cosa qua. Poi, vabbè, magari le cose cambieranno. Speriamo. Sicuramente. Intanto noi cerchiamo di far cambiare noi il nostro piccolo, sì. Incoraggiando artisti a fare musica, da artisti incoraggiando altri a suonare, a fare, dando certo. Un buon esempio. Quante volte ti hanno detto, ma perché non fai trap come tutti gli altri che funziona? Io gli ho risposto, non ti dico di no. Ci provo, io non se mi piace, io ecco una cosa che l'autotune lo usi benissimo, veramente sono intonata. No, in realtà io ti dico, quando mi sentirai fare una cosa è perché sceglierò io di farla, perché la voglio fare, non perché me l'hanno imposta. Un anno fa ho partecipato a un provino per un programma televisivo e la richiesta è stata proprio devi cantarci un brano di Achille Lauro. Io non è che mi sono fatta prendere dal panico, ho provato, ne ho scelto uno, l'ho fatto a modo mio e l'ho portato. Ovviamente la chiave vincente, quella cosa importante è riuscire a stravolgere, portare nel tuo mondo e portare nel tuo mondo il brano, quello che, perché se no non ha senso fare una cover. Esatto, me. Ed è stata una sfida che alla fine in realtà ti è divertita. Sì, in realtà sì. Però è stato divertente, insomma, questo senza ombra di dubbio. Non possiamo dire niente, però tenete a memoria questa ragazza, suo fratello, perché quando li vedrete insieme capirete perché sono così entusiasta, due, perché sono diventato un grande fan. Grazie. Senti, allora, grazie mille, noi siamo seguiti un po' per fare questa cosa, sì. Vengo, passo da Milano, appunto, venendo, ma ce l'abbiamo fatta. Sono arrivata. Si può fare. Si può fare, ce l'abbiamo fatta. Grazie mille, intanto, grazie a te. Magari poi quando ci sarà il disco ti racconteremo, avremo modo magari ancora di rincontrarci. Sì, te lo manderò, magari se vuoi. In bocca al lupo, solo che verrà in prima fila. Questa è la strada, vedi verso il CD, e poi dietro è la strada, tu sarai messa qui. Ah, grazie, direttamente. Vai, è tranquilla, sei. Grazie. Sei messa in avanscoperta. Grazie. In bocca al lupo per tutto, e hai scoperto che qui c'è una base segreta. Quando mi passi sono da Milano, di qua puoi posto. Venire. Grazie mille. In bocca al lupo. Ciao, a presto.